azioni in un anno, rischi accoltellamenti e tempo di bilanci per la polizia locale di Roma Capitale, in servizio di Gemma Giovannelli. Dall'Euro a San Lorenzo, da Piazza Bologna a Trastevere, passando per Campo dei Fiori, Ponte Milvio, le piazze storiche di Roma al calar della sera mutano pelle tra degrado, spaccio di droga, risse, spesso teatro di fatti incresciosi. A giugno, davanti ad un locale notturno all'Euro, un giovane egiziano è stato accoltellato al termine di una lite. A fine luglio, nella Trastevere piena di turisti, è stato ucciso con 11 coltellate il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cercello Regga. È una movida violenta quella romana? Qual è il bilancio di questa estate 2019? Una movida violenta non direi. In alcune circostanze si sono verificati fatti effettivamente molto seri, molto delicati, trattati egregiamente dalle altre forze di polizia dello Stato. Direi che è una movida molto incivile, quello sì. Movida incivile, selvaggia, il centro storico romano, terra di nessuno, così lo definiscono. Forze dell'ordine impegnate a controllare il territorio, da settembre 2018 ad oggi la polizia di Roma Capitale ha effettuato migliaia di controlli legati alla sicurezza stradale, alla guida in stato di ebbrezza, oltre 30.000 gli accertamenti anti-alcol e 1.200 le infrazioni, oltre 16.000 le verifiche mirate al contrasto del commercio abusivo. Ho operato anche numerosi arresti e fermi di persone che hanno commesso dei reati. Come possiamo definire quest'estate 2019? È un'estate innovativa perché il regolamento di polizia urbana ci ha consentito di operare meglio su strada e contrastare questi fenomeni che sono ritenuti dall'opinione pubblica, ovviamente fenomeni che creano disagio alla convivenza cittadina.